Lei che conosce così bene Berlusconi, che l'ha visto appunto in periodi in cui Berlusconi era davvero potentissimo, cosa consiglierebbe oggi a Berlusconi? Insomma, di sfilarsi rapidamente, di fare il nome di Draghi, cioè per evitare appunto che poi questa cosa lo trascini un po' nella polvere, no? Cosa gli consiglierebbe? Ma io credo che Berlusconi sia ancora convinto di poter essere il migliore Presidente della Repubblica. Quindi nel fondo del suo animo, fino all'ultimissimo istante, questa ambizione la coltiverà. Però è anche intelligente da capire che rarissimamente questa condizione potrà realizzarsi. Per cui sta pensando una via alternativa che, a mio modesto avviso, non può che essere l'indicazione di un grande nome. Quindi io credo che Berlusconi potrebbe trarsi fuori dall'impaccio di non avere il voto di tutto il Parlamento e di essere eletto Presidente della Repubblica solo indicando, a mio avviso, uno di questi due nomi: o Draghi o Mattarella. Esatto. O Draghi, perché è certamente l'uomo che in questo momento è il protagonista dell'Italia nel mondo. Io poi, se potrò, tornerò su questo argomento. Draghi rappresenta l'Italia nel mondo. Stiamo attenti a rinunciare a Draghi Presidente del Consiglio, perché potremmo averne delle conseguenze. L'altro è Mattarella, è per dire: io ho avuto fiducia in un Presidente della Repubblica che è stato eletto contro il mio parere, perché non ero d'accordo, ma da uomo pragmatico e idealista quale sono, ho apprezzato tante delle cose buone che Mattarella ha fatto e mi sento di riproporlo nonostante il suo no, perché sono convinto che se a Mattarella chiedessero in tanti di tornare a fare il Presidente della Repubblica, beh, qualche problemino glielo mettiamo. Cioè, insomma, ecco, lei dice alla fine, la verità che è che lo status quo fare, forse ci sta pensando. Lo status quo ci garantirebbe più di ogni altra cosa. Draghi che rimane al suo posto, in questo caso sì. In questo caso sì, ci garantirebbe. Secondo me migliore, lì potrebbe esserci problema della Meloni, però, perché io penso che Draghi, per fare una cosa del genere, Mattarella, pardon, dovrebbe veramente essere chiamato da tutti con grande proprio entusiasmo. Se qualcuno fa dei distinguo, come per esempio pare lo farebbe la Meloni. Ma guardi, sono convinto che il binomio Draghi-Meloni potrebbe essere, il binomio Draghi-Mattarella potrebbe essere anche appoggiato dalla Meloni, perché allora, nell'ipotesi che Draghi lo si lasci dove sta e sta benissimo, chi si elegge dall'altra parte? Allora, scusatemi, alla c'è Francesco Duva, io devo fare un po' di domande tecniche su come